buonasera a tutti, ci ritroviamo per una nuova puntata. Allora, il Graffio questa volta ha scelto una cosa diversa. Parliamo di musica, di un complesso che incomincia a nascere e essere conosciuto nella nuova moda che si usa anche in America, in California, che è il Summer Happy, Happy Summer. Va bene, il mio inglese un po' lascia desiderare, ma tanto voi sapete che io sono fatta così e quindi va bene così. Allora ragazzi, abbiamo un tipo di musica che sicuramente piacerà tantissimi, anzi ai miei tempi andava tantissimo, erano i Beatles. E noi abbiamo i Beatson che suonano praticamente per la Summer Estate 2014, e abbiamo le due ragazze che hanno avuto la bella idea di portare questa novità a Recco, dove non viene mai fatto niente per i giovani, e questo mi ha attirato tantissimo perché insomma nella totalità auspizio, dove passeggi solo con il cane e vedi due gatti, ho finalmente un po' di musica, un po' di idee, un po' di giovani. Allora io vi lascio le loro voci. Intanto vi presento. Io sono Giulio Belzer, cantante, basso e pianoforte. Io sono Emilio Ranzoni, sono chitarrista e finto corista. Ci provo ad esserlo. Ciao, io sono Federica, sono la figlia del proprietario del baretto e la mia sorella Valentina. Ok, dimmi, com'è nata la vostra idea? Com'è nato il vostro gruppo? Allora, nasce un po' casualmente, si dice sempre così, ma è nata veramente così. Noi lavoriamo tutti in una scuola di rapallo che si chiama Music Art, una scuola di musica, e mancava mezz'ora da riempire per tappare un buco di una serata che avremmo dovuto fare. Abbiamo detto, beh, perché non tiriamo giù qualcosa di acustico dei Beatles, che ci sembra una cosa molto carina, ne avevamo già parlato precedentemente. Alla fine l'abbiamo fatto, ci è piaciuto, siamo andati avanti ed eccoci qua. E si è unito anche Mirko Stark, il nostro batterista. Naturalmente, sì, che insegnante anche lui di batteria della musica. Che è nascosto qua dietro. È nascosto qua dietro Marco. Lo sto coprendo io, è qua. È buono. Ok, e tutta questo sprint da dove nasce? Come vi siete conosciuti voi? Come avete conosciuto questo gruppo? Quale idea vi ha portato a organizzare questa Happy Summer? Allora, noi abbiamo voluto organizzare queste serate a Recco per movimentare un po' la vita recchellina, così si può gustare un aperitivo e arrivare al mare in compagnia della musica dal vivo. Sì, effettivamente la lobby è bellissima, sì, perché siamo proprio sulla spiaggia con tutto il mare. L'idea è nata grazie al nostro amico in comune, Michele Tizio, perché comunque loro sono bravissimi e i Beatles piacciono a tutti. Sì, effettivamente è un lascia passare che anche noi ci siamo accorti con tutte le date che stanno venendo fuori, i concerti che fortunatamente riusciamo a fare, a portare in giro in tutta la Liguria, tra l'altro partendo dalla Spezia arrivando fino ad Imperia. È un lascia passare universale. Voi quindi siete un po' come il buio pesto quando sono nati 10-11 anni fa, che all'inizio erano tutto sprint e adesso sono famosissimi, praticamente affermati, sì. Ma ti voglio chiedere una cosa, ma le altre date dove vi troviamo? Se io dovessi venirvi a pescare? Allora, possiamo partire e tiro fuori il mio foglietto. Non ce l'ho in memoria, pensavo ce l'avessi memoria. Ma nella memoria non mi fido tantissimo. La prossima data che faremo è proprio il 20 luglio, quindi domenica, suoneremo a Framura, verso La Spezia. Le altre date poi sono il 20, col prossimo weekend, il 24 di luglio a Sestri Levante al Caffè della Pe, della Plaza, e il 26 luglio a Genova in un locale che si chiama Damare. Il 27, domenica prossima, saremo alla Spezia, alla Taverna del Metallo. Poi al 29 luglio, ancora per restare a luglio, saremo a Soria, al Benvenuti a Bordo. Poi si passa ad agosto, dove il 2 agosto suoneremo a Busalla, all'Underground Club. Il 5 agosto al Covino di Santa Margherita Ligure. L'8 agosto a Imperia, al Buon Caffè. Il 9 agosto a Rovegno, in piazza. E poi si salterà al 25 agosto, suoneremo a Sant'Olcese. Al 29 a Carcare, a Savona, al Fashion Café, e il 30 a Buonassola, ai Bagni San Giorgio. E questo amore per i Beatles? Questo amore per i Beatles è partito da Giulio, che è il nostro... Oh, Giulio, parlami di questo amore dei Beatles. Sono lo spacciatore di Beatles, io. Perfetto. I Beatles li ascolto da quando ero ragazzetto. Ho sempre suonato, loro mi hanno insegnato a suonare, posso dire, perché seguendo i loro pezzi ho iniziato a capire come si suona un po' meglio del solito. E è la prima occasione buona per poter fare qualcosa di serio, per me, io non ci ho creduto, è stata la cosa migliore che potesse capitare, infatti
ci stiamo divertendo parecchio. Benissimo, ma dimmi una cosa, ma voi di dove siete? Allora, io abito a Genova, ma sono originario di Bogliasco, quindi sono rivierasco anch'io. Tu? Io ho vissuto una vita a Recco e da 4 anni sono genovese anch'io, però mi trovo a casa. Sì. Quindi siete liguri voi, nativi di Recco. Bene, che esperienze vi ha portato questa cosa? Avete avuto un concerto particolare? Avete avuto un qualcosa di particolare che vi ha colpito particolarmente? Vi è capitato persone che sono magari durante la vostra musica si sono immedesimati nei Beatles? Devo citare un concerto che mi ha segnato dei Beatles, visto il concerto di Paul McCartney che ha fatto a Roma davanti al Colosseo, più di quello non posso dire. E se vi volessimo contattare, dove vi possiamo trovare? Come, scusa? Se vi vogliamo contattare o se la gente vi vuol vedere, vuole la vostra amicizia, se vuole invitarvi, se vuole sentirvi suonare, se vogliono inventare una festa in spiaggia, sperando che non chiamano i carabinieri. No, state lontani. È tutto tranquillo, sono i Beatles. Sono solo i Beatles. Non li hanno cacciati neanche dal tetto i Beatles, figurati se possono cacciarci dalla spiaggia, insomma. E beh, possiamo trovarci su Facebook cercando BeatZone o BeatZone Genova, c'è la nostra pagina, oppure singolarmente i nostri nomi, Giulio Belzer, Emilio Ranzoni e Red Balda per peso, per esempio. Cosa posso aggiungere? Io spero di vedere presto, intanto vi prometto che vi porto in diretta in Teleturchino. Perfetto. Quindi ad autunno. Grazie. Quando inizieranno, naturalmente noi saremo anche ospiti di Liguria New, che è condotta da Emilio Rosasco e Pierpaolo Podestà, e nel frattempo aspetto di sentire la vostra musica, sempre che non mi piace di cominciare a ballare anch'io. Insomma, ad una certa età, so che sono vecchietta, ma comunque Beatles, bisogna, insomma, ballare, sì. Bisogna ballare. Vai a non ballare. E per quanto riguarda degli aperitivi, se uno volesse un qualcosa di fine, qualcosa che è speziato agli anni 60, così, agli anni della mia epoca, cosa mi consiglieresti? Io consiglio un cooler fatto da Davide e Matteo, sono bravissimi, e tutti quest'estate. Okay, quindi ci saranno prossimi appuntamenti qua. Posso con voi aggiungere una cosa? Già tutto quello che vuoi, un po' di pubblicità ancora. Sì. Venerdì prossimo sarò qua invece con altro progetto che ho, quello con Martina White and the Factory, un progetto di una ragazza in trio, siamo un pianista e questa ragazza Martina White che canta molto bene e con cui abbiamo un contratto discografico, lavora sugli inediti, quindi è un progetto molto interessante, lei è giovane e molto bravo. Mi inviti? Assolutamente sì. Posso venire con la mia telecamera? Assolutamente sì, anche col cane. Infatti la mia Sissi è nelle sigle, è il mio staff, è il mio cane, è la mia cagnolina che ogni tanto si fa sentire, quindi assolutamente sarò presente. L'ora? Sempre alle 20:30. 20:30. Oh ragazzi, vi aspetto numerose, insomma, prendete le macchine, prendete le moto, prendete le biciclette, prendete i patini, i monopatini, fate quello che volete, vi aspettiamo numerosi. Nel frattempo io vi saluto e ci rivediamo durante il concerto, che ve lo mando tutto in serie. E per il momento vi saluto, vi auguro una buona cena, un buon aperitivo, peccato che non siete tutti qua, e alla prossima. Ciao il Graffio! Wine for Thursday night, so it's 6 o'clock, too early to be kissing outside. It's hard to fight it though, oh, when your eyes are trapped. And I don't care if all the things we know that I want, cause I do. Bit of a breeze, but it's a bright, stable day.